Potete acquistare crediti su un sito affidabile a prezzi bassi e già scontati andando nel link qui sotto in descrizione. Bella ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo qui con la seconda giornata della Spring Cup. Abbiamo vinto la prima partita battendo, abbiamo vinto battendo, non si può sentire comunque. Abbiamo vinto battendo David MBX per 3-1. Oggi giochiamo in trasferta, giochiamo un derby perché giochiamo contro un laziale, giochiamo contro Spectraz, che saluto. Ragazzi, sarà una partita tosta. La cosa che mi preoccupa soprattutto di Spectraz è quella che può essere appunto la sua arma migliore, la connessione di merda, perché grazie a quella io non riuscirò a giocare. Speriamo di no, nel senso che lui comunque mi inviterà perché gioca in casa. È una partita, ragazzi, ve lo dico, vi faccio una veloce premessa, già molto importante, perché come avete visto Rudy Zlatan ha vinto, è a 6 punti. Matematicamente l'unico che lo può recuperare in classifica sono io, perché lui ha vinto battendo Exet che era a 3 punti. Justice che era a 0 ha battuto The Hippie che era a 3 punti, quindi sono a 3 tutte e due. Io battendo Spectraz potrei recuperarlo in classifica. Quindi devo tentare di non fare assolutamente passi falsi. Questa è la formazione che avete visto in grafica dopo la prima giornata. Come vedete è anche un po' diversa l'angolazione perché purtroppo come vedete ci sono tantissime luci, quindi non riuscivo a trovare il punto giusto. Adesso però possiamo entrare in partita, ragazzi. Bene, questa è la sua formazione. Questo è Spectraz con una squadra ibrida. In realtà no, è tutta Premier League. È tutto pronto per iniziare. Battiamo noi, forza ragazzi. Anche di De Jong, abbiamo preso in versione SIF. De Jong cerca subito di passare. Poi cerca un corridoio interno per Depay, però non filtra. Ritorna De Jong che prova a piazzare. C'è una deviazione di Rocco. Le parti di Salah. Grande finta di Salah che torna in verticale da Cabella. In rigore Cabella. La finta. Il sinistro. E il gol. Immobile Krul. E va in vantaggio Spectraz. Chiude Onua. Mamma mia, regala il pallone a Welbeck che finisce giù. E qui ci grazia l'arbitro. Perché questo era rosso. Ultimo uomo. Fortunatamente rosso non è. Ma è calcio di punizione. Sul pallone c'è Cabella. Attenzione ragazzi. Posizione pericolosissima per il nostro avversario. Va col destro alto sulla traversa di Krul. Altra bella finta di Cabella. Poi il tocco centrale per Fer. Walker a recuperare e Krul rischia tantissimo, ma trova De Jong. Palla in verticale. Welbeck e Krul in angolo. E boh, ragazzi, io ci provo. Proviamo l'Eurogol. Parte Lia. È abbastanza telefonato con Forster che se la stava mettendo dentro però. Occhio però. Salah. Si invola Salah e poi calcia malissimo. Wijnaldum si è visto poco fino a questo momento. Deve tenere questo pallone. Non ci riesce perché Okoare usa il fisico. Palla in verticale per Welbeck. Attenzione, un altro contropiede con Welbeck in area. Welbeck, grandissimo ritorno di Nedum Onua. Poi sbaglia però Willens. Siamo in troppo affanno. Willens recupera. Willens ha perso il pallone. Non è possibile. Il cross in mezzo. Mamma mia, Krul. Niente, Salah recupera. Non riusciamo veramente a giocare questa partita. È veramente imbarazzante. La mia squadra è veramente imbarazzante. Salah nel mucchio. 2-0. Meritatissimo da parte di Spectraz. Meritatissimo. Un Bomber Steam irriconoscibile. E questa è la giusta punizione, ragazzi. Mi spiace dirlo, ma è così. Tra l'altro luci di merda e continuano ad esserci. Per De Jong, vediamo se rispondiamo. De Jong, dai, ma sei SIF! Continui a essere una pippa pure SIF! Imbarazzante De Jong lì davanti, è veramente un giocatore inutile. L'ho sbagliato io a prenderlo perché potevo rinforzare la squadra in più ruoli e ho sprecato 5 punti di overall solamente per lui. Quindi provo a ripartire proprio De Jong adesso. Occhio, occhio che c'è il movimento centrale, il pallone filtra e prova col sinistro Wijnaldum, respinto. Con De Jong, palla per Boetius. Che cosa fai, Boetius? Un pallone anche rischioso. Riesce a cavarsela. Poi di testa Wijnaldum. Per De Jong, che con lo stop favorisce Wijnaldum. Wijnaldum! Forster in angolo. Willens, gliela ridate tutte. Willens, gliela ridate tutte. E Onua allontana. De Jong apre il gioco per Baccalà. Non ci credo, non è possibile. Porca puttana, maiala. Corre Salah.
sul fondo. Non è normale, è inquietante sta cosa. Vabbè, poi noi abbiamo i buchi in difesa, 3-0. Messi veloci. Non è fosse... Ma allora vaffa. Welbeck. Dentro, Salah. Palo. Mette dentro per De Jong, che la cicca, secondo palo, Onua. Sbaglia. Si dice che nel negativo bisogna trovare sempre il positivo. Bene, il positivo c'è, perché questa è la chat con Spectraz. Lui mi ha detto che devo downgradare De Jong, versione SIF. E io lo ringrazio per aver detto De Jong e non un qualsiasi altro nome della rosa. Che sicuramente, intanto vediamo cosa mi ha scritto. Grande bomber. Allora, premettiamo che dopo questa partita io non salverei nessuno, proprio perché mi dà fastidio come è scesa in campo la rosa ed è stato frustrante perdere in questo modo. Io potevo prendere Rudy Zlatan in classifica, ma non l'ho fatto perdendo malamente, perché non ho segnato, quindi non posso upgradeare nessuno. E poi niente, cioè, mi è piaciuto proprio come ha giocato la squadra. Sono sicuro che giocando bene questa partita potevo anche vincere. E comunque ragazzi, lancio la sfida a te Spectraz sul mio canale, prima possibile, con una sfida su FIFA. Detto questo, allora adesso andiamo a downgradare De Jong. Devo prendere un 77 al suo posto. Ho scelto di provare un'altra scommessa. Se ne va un giocatore SIF, arriva uno comunque IF, non so se sia IF, SIF, TIF, quadri, SIF, eccetera. Comunque long, long nero, questo è sicuro. È un 77, l'alternativa a lui era Carroll e sinceramente per la squadra che ho io ho preferito non prendere Carroll. Comunque mi fa doppia intesa con Elia, anche lui del Southampton. O del Sunderland, non mi ricordo. Penso più Sunderland, vabbè, non lo so. E quindi ragazzi, aspettate un attimo. Adesso vi faccio vedere la rosa completa prima di salutarvi. Chiaramente devo un po' rimettere a posto, ecco, gli infortunati e tutto, i contratti. Comunque, la rosa è questa. E sarà anche la rosa, lo dico a malincuore, con cui ci andremo a giocare la gara contro Rudy Zlatan. Un piccolo spoiler, ma tanto non è nulla di grave. Un piccolo spoiler alla terza giornata di campionato, che sarà sempre di giovedì ragazzi, mi dispiace perché è sempre, ripeto come ho detto sulla pagina Facebook un po' di giorni fa, non l'ho fatto io il calendario, però non è che le gioco tutto di giovedì, prima o poi giocherò anche durante altri giorni della settimana, per il momento però queste prime partite mi tocca giocarle di giovedì. Quindi spero che Long esordisca bene, magari purgando il nostro rivale Rudy Zlatan, o comunque facendo quello che non è riuscito a fare De Jong, SIF, segnare. O comunque giocare, perché non mi pare che abbia fatto granché in campo. Ragazzi, il video è finito. Io vi invito a lasciare un like di incoraggiamento per andarci a prendere questa maledetta coppa dopo questa sconfitta imbarazzante. Lasciatemi un commento qui sotto, non dimenticate di iscrivervi al canale, tutti i link li trovate in descrizione. Bella. Vi ricordo che la terza giornata si aprirà sul canale di Hippie e David MBX con la loro partita. Mi raccomando, non mancate, trovate i loro canali in descrizione e cliccando sui link.